trovati all'appuntamento con Voto in Comune su MTV e Radio Nuova per conoscere i candidati sindaco del nostro territorio. Abbiamo ospite con noi in studio Michele Vittori, che è il sindaco uscente e si ricandida con la lista Centrodestra Civico per il Comune di Cingoli. Benvenuto. Grazie, è un piacere essere qui, grazie a voi per l'invito e un saluto a tutti coloro che ci ascoltano. Prima domanda è per lei: perché la scelta di ricandidarsi e come sta vivendo questa competizione? La scelta di ricandidarmi è motivata dalla forte convinzione di mettermi al servizio della città che amo, per cercare di lasciarla meglio di come l'abbiamo trovata, soprattutto per i nostri figli, i nostri nipoti, quindi i giovani e i giovanissimi. Ovviamente c'è la volontà di recuperare il gap che è stato causato dalla pandemia, che purtroppo ci ha interessato, e c'è la grande volontà e una forte passione nel voler portare avanti tutti i progetti che abbiamo avviato e arrivare al compimento degli stessi. Sostenuto da Centrodestra Civico, quindi una lista che è quale orientamento, cioè orientamento, cioè da un lato il centrodestra e pure civico. Ci spieghi un po' questa lista e come sono state scelte le persone? Allora, questo gruppo nasce nel lontano 2009 con un orientamento, appunto, come dicevamo, di centrodestra, quindi ci riconosciamo nei valori e nei principi del centrodestra. Una lista civica fatta di persone che hanno maturato esperienza amministrativa come consigliere piuttosto che assessori, e appunto vi è il rinnovamento perché ci sono delle figure nuove che sono inserite e si mettono a disposizione, affiancate ad altre persone che invece hanno appunto esperienza nell'ambito amministrativo. Questo gruppo nasce con dei valori molto chiari, ovvero quelli di mettersi a servizio dell'attività amministrativa, a servizio della cittadinanza, per cercare di dare qualcosa, per cercare di risolvere i problemi. Non sempre si riesce a farlo, ma l'impegno è sempre stato e sarà sempre al massimo livello. E tra i nomi c'è anche l'assessore, attuale assessore alla sanità, Saltamartini. Il gruppo nasce appunto con lui, candidato sindaco nel 2009. Io ho svolto in due mandati, dal 2009 al 2019, ho ricoperto il ruolo di assessore proprio con l'attuale assessore alla sanità Filippo Saltamartini, che all'epoca era sindaco. Quindi nasce nel 2009 con la sua candidatura a sindaco e insieme ad altre persone che nel frattempo sono diventate anche amiche, perché la politica fatta in un determinato modo porta anche alla costruzione di rapporti sinceri e affettuosi. Dicevo, quindi nasce nel 2009 e si rinnova, ma mantenendo sempre la coerenza con cui il gruppo è stato fondato. Quindi una politica che ha cercato di non fare mutui. Dal 2009 al 2024 non abbiamo sottoscritto alcuni mutui, nonostante questo purtroppo il nostro comune è ancora molto indebitato. Abbiamo traguardato innumerevoli obiettivi in tema di opere pubbliche, andando a reperire fondi all'esterno del bilancio comunale, quindi senza gravare sulle casse comunali, e abbiamo avviato tutta una serie di progetti che porteranno Cingoli ad essere completamente rigenerata e rinnovata. Quali sono i punti principali del suo programma politico, amministrativo, elettorale? Noi stiamo consegnando in questi giorni nell'abitazione dei cittadini di Cingoli la nostra relazione di fine mandato, che non contiene promesse, ma ci sono tutte le opere, tutte le difficoltà che abbiamo incontrato, tutti i progetti che abbiamo portato avanti e quelli che partiranno da qui a breve. Tra le cose più importanti mi piace ricordare la realizzazione della nuova casa di riposo, che faremo nel più breve tempo possibile, la realizzazione di un asilo nido completamente ristrutturato, la rigenerazione del centro storico con nuovi percorsi pedonali, con aree completamente riqualificate, e finalmente avremo anche il rifacimento del selciato del centro storico. Queste sono alcune delle opere di cui possiamo parlare, che non sono promesse ma sono fatti concreti. Ci sono già i progetti, ci sono già i fondi che il Comune ha ottenuto grazie alla partecipazione di bandi, quindi abbiamo
dimostrato una capacità amministrativa nell'intercettare finanziamenti all'esterno delle casse comunali, grazie anche all'impegno dei dipendenti comunali, che mi piace anche ringraziare in questa sede. Come sta vivendo questa campagna elettorale sul territorio, tra gli elettori, anche con l'altro sfidante, con Alessandro Maccioni? La campagna elettorale la sto vivendo serenamente, in quanto siamo convinti di aver dato il massimo. Come dicevo all'inizio, sicuramente non abbiamo risolto tutti i problemi, è anche per questo che ci candidiamo per portare avanti il lavoro svolto. Sto incontrando tantissime persone, ricevo attestazioni di stima in ogni luogo dove incontriamo la cittadinanza, riceviamo affetto e attestazione di stima, anche qualche critica, come è giusto che sia, ma la critica, se fondata, serve all'amministratore per mantenere alta l'attenzione e andare ad individuare le soluzioni ai problemi che ancora non sono stati risolti. Quindi è un piacere incontrare le persone, incontrare la cittadinanza. Noi abbiamo svolto nel corso del mandato, laddove possibile, delle assemblee pubbliche proprio per mantenere il contatto costante con la cittadinanza, perché siamo convinti che un buon amministratore deve stare tra la gente e deve lavorare per le persone, per cui mantenere un contatto sicuramente è molto molto importante. Per cui è un appuntamento importante, impegnativo, ma lo viviamo con serenità, con la convinzione che, ripeto, l'impegno è stato massimo, ci sono ancora tanti obiettivi da traguardare, dobbiamo parlare di strutture importanti come la costruzione del nuovo polo scolastico insieme alla provincia di Macerata, come il miglioramento della viabilità sulla strada regionale 502, e questo lo facciamo in sinergia alla Regione Marche. Dobbiamo parlare del nostro ospedale, che rappresenta uno dei servizi più importanti, per cui siamo attivi a 360 gradi su tutte quelle che sono le tematiche che interessano Cingoli e i cittadini di Cingoli. Per concludere, facciamo un appello al voto per andare a votare l'8 e 9 giugno, elezioni amministrative a Cingoli e anche europee. L'appello al voto, innanzitutto dobbiamo dire a chi ci ascolta di andare a votare, perché è una cosa troppo importante e non possiamo delegare ad altri la scelta che dobbiamo compiere noi. Quindi la prima cosa, chi mi ascolta, io vi prego di andare a votare, perché è davvero troppo importante e non possiamo non andare. La seconda cosa, per quello che riguarda le amministrative di Cingoli, io ovviamente non posso non chiedere il sostegno, la fiducia, così come ci è stata accordata nelle ultime tornate elettorali, per avere un gruppo di amministratori, un gruppo coeso, un gruppo longevo, cosa non così frequente, soprattutto nel momento che stiamo vivendo oggi, un gruppo che è capace dal giorno dopo le elezioni, quindi dal 10 giugno, di riavviare la macchina amministrativa per traguardare tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati, per risolvere le problematiche che interessano il nostro comune e per affrontare nuove sfide che saranno innumerevoli, ma siccome sono un ottimista per natura, mi piace anche dire, per cogliere tutte le opportunità che ancora non abbiamo colto, nonostante siano state tante nei 5 anni successivi, sono convinto che ce ne saranno altre, per cui siamo pronti insieme a una squadra di validi tecnici per traguardare ancora tanti obiettivi e cogliere delle opportunità che porteranno Cingoli a un livello ancora migliore rispetto a quale siamo abituati. Grazie dunque per questa intervista al sindaco uscente, nonché candidato sindaco per questa competizione elettorale a Cingoli, con Centrodestra Civico, Michele Vittori. Grazie a voi, buon voto. Grazie per averci seguito.